Un elicottero è precipitato questa mattina vicino ad un asilo ed alcuni edifici residenziali nella città di Brovary, nella regione di Kiev. A renderlo noto su Telegram il governatore della regione Oleksiy Kuleba, spiegando che ci sono vittime e che diversi bambini si trovavano nella struttura scolastica al momento dello schianto. Stando quanto riferiscono i media ucraini, sul velivolo in dotazione al servizio di emergenza viaggiava tra gli altri il ministro degli affari interni, Denis Monastirsky, oltre al viceministro Evgeny Yeni e al segretario di Stato Yuri Lubkovich, tutti morti. Il bilancio al momento è di 18 decessi, inclusi due bambini. 22 persone sono invece state trasportate in ospedale, tra le quali 10 minori. Al momento non è noto se l'elicottero sia stato abbattuto o sia precipitato accidentalmente per altre cause. Quando è avvenuta la tragedia era ancora buio e c'era molta nebbia. E le prime notizie riferite dalla BBC suggeriscono che l'elicottero possa aver colpito l'asilo prima di schiantarsi vicino a un edificio residenziale.